Quando si parla di ecoturismo non si pensa mai agli stabilimenti balneari. Da un po' di tempo il green sta interessando anche i lidi, così come è accaduto a Roccella Ionica, dove nei giorni scorsi è stato inaugurato il lido Green Bay. Green non solo per gli spunti verdi di cui è quasi completamente adornato, ci piace già immaginarlo con la vegetazione ben cresciuta, diviene quasi scontato assaporare un buon cocktail all'ombra di una palma in riva allo Ionio, ma green anche per l'energia solare, come ci hanno suggerito i due architetti progettisti Rocco Cilurso e Maria Severino. Il Lido si alimenterà per l'80% con l'energia solare, una pratica green che di fatto mancava nella Locride, non solo, credo un unicum sul litorale ionico, una scelta strategica in ottica di maggiore sostenibilità ambientale, da premiare anche per coraggio ed innovazione. Lido Green Bay, inaugurato nei giorni scorsi con una gradevole serata musicale curata dal noto musicista Angelo Laganà e la sua band, è struttura che vorrebbe mantenere l'apertura anche nella stagione invernale.